torna a Cremona per il secondo anno Mattoncini all'ombra del Torrazzo, esposizione di creazioni realizzate con i mattoncini Lego. Appuntamento da oggi al prossimo weekend. Il servizio di Giacomo Iacomino. Lasciate ogni speranza o voi che entrate, voi papà e mamme che portate i vostri bimbi a Lego City fino al 10 aprile dalle 10 alle 19 a Santa Maria della Pietà Cremona. Una volta entrati non vorranno più uscire. Mandando un messaggio a mia moglie dicendo di non aspettarci per pranzo. No, però adesso sì, sto facendo opera di convincimento. Sì, sì. Chiederai al papà di comprartene uno? Sì. Quanto le ci vorrà portare via i bimbi? Sarà facile tornare a casa, purtroppo. Sarà bellissimo, anche per me. Ha già chiamato la moglie dicendo non torno per pranzo. Per pranzo non si riesce a tornare, purtroppo. Si va dai classici, e quindi lo spazio, il preferito dai 30-40enni, al Far West, dagli aeroporti ai galeoni dei pirati. Perché vedo un sacco di bambini, un sacco di famiglie, però anche voi, quindi secondo me voi siete un po' degli esperti. No, siamo bambini. Ah, siete bambini. Ho spuntato il bambino che c'è in noi, quasi fuori. E qual è, finora qual è l'allestimento che vi ha impressionato di più? Ma io sono, mi piacciono le barche, quindi quello. Okay, tu vai di pirati, quindi. Anche quest'anno missione compiuta, siamo circa su 2000 metri quadrati e quindi ci siamo allargati e finalmente posso dire che siamo riusciti a riempirli. Qualche preoccupazione c'è stata, ma il fatto di aver fatto un'area giochi, credo bellissima, e un'area mercatino altrettanto affascinante, ci ha dato la possibilità di poter riempire questa magnifica stanza. Non mancano ovviamente le novità. C'è lo stadio di calcio, il Palaradi, con tanto di giocatori della Vanoli, con tanto di Washington in versione afro. E poi gli allestimenti ispirati ai grandi film, Star Wars in primis, ma anche i Ghostbusters, Ritorno al Futuro e Apollo 13. Ho visto che ci sono dei pezzi che avevo anch'io quando ero piccolo. E poi tipo? Ma allora, l'altra volta quando ho visto quelli dello spazio e poi vabbè, un po' della città, ho visto che ci sono dei pezzi ancora vecchi, però tutti quelli nuovi sono bellissimi. Tantissime ovviamente le sorprese. Questo è l'Apple Store, dove si acquistano iPhone e iPad. E al piano di sotto addirittura MasterChef. Ah, c'è questo Lego City? Certo! Te ne farai comprare uno dal papà e la mamma? Certo! Quale vuoi? Quale vuoi? Quello di Star Wars. Mini Demolition Derby, un gioco con dadi e macchinine, bisogna tamponare gli avversari, buttarli fuori pista. Ogni volta che si va addosso a qualcuno si stacca un pezzo fino a eliminarlo. Okay. Chi è che sta vincendo adesso? Io, con il blu. Ok, hai già tamponato qualcuno? Certo, un sacco di volte, adesso sono in testa perché sto andando molto avanti. Vediamo dove è blu, è questo qui, giusto? Certo. Ok. Lego City resterà aperta fino al 10 aprile, dalle 10 alle 19 con orario continuato. Che la forza dei mattoncini sia con tutti voi. Un appuntamento davvero da non perdere, Giacomo, allora. Segnalo anche il sindaco che su Instagram ha pubblicato qualche fotografia, Lego City, insomma c'era anche lui al taglio del nastro. Abbiamo intervistato tra le tante persone anche Ugo Carminati, che è il responsabile, anzi il presidente di Cremona Bricks, che ci ha un po' raccontato l'allestimento, gli spazi, insomma anche il numero dei mattoncini utilizzati. Beh, parliamo adesso di un altro appuntamento importante. Oggi